Gara senza storia per quanto riguarda il percorso lungo per la Gran Fondo Città di Fara in Sabina Volkem. In fuga per oltre 110 km Michele Scotto da Busco, Vincenzo Pisani e Roberto Cesaro. È sull'ultimo strappo di giornata, 15 km dall'arrivo, che si decide la corsa, con Vincenzo Pisani e Michele Scotto da Busco che riescono a staccare l'avversario. Perfetto il gioco di squadra di due atleti del team Terenzi che si presentano da soli sul traguardo di Passo Corese. Nel medio una vittoria imparata, una vittoria che naturalmente esalta lo spirito del ciclismo, che è quello di condividere le fatiche e le vittorie con i compagni di squadra. Sì, certo, oggi prima di una vittoria è stata una vittoria di squadra, ci siamo divertiti, siamo arrivati mano nella mano all'arrivo, questo è segno di divertimento, di condivisione come dicevi tu e di sport. Questa è una giornata gioviale e ha messo in evidenza tutte queste caratteristiche e queste peculiarità che ti ho detto. Michele, naturalmente essendo un campionato italiano ed essendo voi di categorie diverse, anche per te c'è una bella maglia tricolore, una bella soddisfazione. Sì, in effetti oggi l'obiettivo della squadra era proprio quello, il titolo italiano. L'abbiamo centrato in due categorie, quindi abbiamo condiviso questa galoppata finale io e Vincenzo, che è un grande amico oltre che compagno di squadra, e quindi più di questo non potevo chiedere oggi.